Buongiorno a tutti. Allora, oggi è la prima giornata, il primo giorno per quanto riguarda la nostra festa dei nonni. 16 più 1, 17. Qualcuno ha... scaramanticamente diciamo così. Bravo, bravo Vittorio. Allora, cominciamo. Stamattina è la prima giornata. È una giornata partecipata, anche se di domenica... Allora, qualcuno sta ancora a fare la pasta al forno, qualche altra pietanza che si mangia la domenica. Il ragù. Allora, ragù di questi tempi è un po' più pesantuccio. Allora, quello che voglio dire, allora si parte stamattina con Vittorio, c'è una mostra all'interno del capannone a cura dell'Associazione Nazionale La Carvella. Poi abbiamo anche l'artista Norberto Iera. Scusami se non Norberto Iera. Quindi con Norberto Iera, che è l'artista che espone. Quindi siamo tutti invitati a visitare questa mostra. Quello che voglio dirvi, c'è anche per chi ha i nipotini, che abbiamo un banchetto dove facciamolo vedere. C'è anche Teresa di Ernia, che è responsabile di questa bella casa editrice. Bellissime, come chiamare, libri, se noi siamo quasi tutti nonni, se qualcuno vuole può prenotare o comprare qui da noi dei libri che la signora Teresa di Ernia, ho visto di sopra la sua... è a completa disposizione di voi tutti. Quindi adesso partiamo. Vittorio lo conoscete, è una mattina in allegria, è una mattina che ci accompagna sempre col sole, forse siamo anche fortunati in questa circostanza. Allora, ricordiamo l'appuntamento prossimo. Subito dopo ci sarà un aperitivo molto molto veloce e anche molto, come dire, un rinfresco, no, un gavettone, anche quello. Allora, è all'interno della palazzina, quindi prima ci divertiamo con Vittorio, poi tra tre quarti d'ora andremo dentro, un bicchierino, qualche cosa che ci rinfresca, qualche patatina, qualche tarallino, e poi andiamo a casa. Ci sta. Allora, poi cominciamo quello che è il percorso. Adesso vi parlo della festa dei nonni, poi in seguito vi dirò quello che saranno le ripartenze per quanto riguarda tutte le iniziative che noi faremo. Allora, domani, per chi è una persona che piace il dialetto tranese, alle 17 Franco Pagano parlerà della storia di Trani in vernacolo tranese. Per chi è interessato può venire, non per chi è interessato, perché dobbiamo cominciare a entrare nel meccanismo che Hauser non è solo ballo, Hauser non è solo canto, bisogna anche entrare a far parte di certe iniziative che noi piano piano stiamo portando avanti. Quindi ore 17, sala Maffuccini della biblioteca comunale in piazza Libertà, ci sarà questa ora e mezza dove Franco ci farà un percorso presentando anche dei personaggi di Trani che hanno fatto la storia per il vernacolo tranese. Quindi la giornata di lunedì sarà improntata in questa cosa qua. Mentre per quanto riguarda il giorno dopo c'è, per chi ha necessità di rinfrescare un po' la memoria per quanto riguarda i meccanismi di smartphone, iPhone e compagnia belle, ore 17 qui all'interno di Villa Guastamacchia ci sarà un corso, diciamo un proseguo di un corso che noi abbiamo cominciato qualche settimana fa. Quindi partiamo con questo presupposto, che anche qui
necessita anche una, come dire, una partecipazione. Passiamo al clou. Il clou è il giorno 2. Il giorno 2 andremo tutti quanti, tutti i soci, io parlo di soci, poi naturalmente avremo degli ospiti, ma ospiti invitati dall'associazione, quindi non ospiti che uno si porta dietro con 3, 4, 5 persone. Cominciamo a essere così. No, il 2 di ottobre è riservato esclusivamente ai soci Hauser. I soci Hauser, noi avremo davanti all'ingresso le nostre volontarie del servizio civile che, ahimè, vi chiederanno la tessera. Quindi portatevi dietro la tessera che è necessaria. Naturalmente, come in ogni cosa, noi non mandiamo via nessuno. Prima noi dobbiamo, come dire, occupare i posti con i nostri iscritti, poi in seguito, se c'è possibilità, qualche aggregato, così, anche perché vi spiego, noi stiamo avendo adesioni per il nuovo anno di parecchie persone e queste persone io, siccome voglio far capire qual è il meccanismo Hauser, non le posso mandare via. Quindi questo è tutto il programma per quanto riguarda la festa dei nonni. Quindi 18:30 auditorio Monsignor Pichieri dalla chiesa di San Magno, e quindi saremo tutti là con delle bellissime, passeremo insieme una bellissima serata con molti soci che si cimenteranno nel canto, nella recitazione e compagnia bella. Avremo un ospite che sarà Vito Antonio Mazzilli, quindi ci siamo organizzati come sempre, Allora, chiudiamo questa parentesi e cominciamo a essere molto più pratici. Allora, il canto piano piano deve ripartire alla grande. Troveremo il modo per trovare e come fare per poter riportare il coro qui alla Villa Guastamacchia, perché credo che sia la sede ideale per poter portare avanti questa iniziativa che dura da tantissimi anni e nessuno di noi vuole che si interrompa. Secondo, recitazione. Abbiamo avuto la fortuna di avere una persona che ha sempre recitato in vernacolo sanese. Piano piano stiamo organizzando un gruppo. Naturalmente c'è anche da valutare anche la capacità anche di saper recitare in vernacolo, perché almeno io non sarei capace, però naturalmente c'è anche chi deve, tra virgolette, giudicare anche il comportamento. Riparte il ballo con il lunedì e il martedì, solo ed esclusivamente a soci. Chiederemo tessera naturalmente anche in quelle occasioni, perché se diventiamo tanti, gli spazi che abbiamo sono spazi limitati, quindi avremo questa opportunità di farlo. Riprenderà pure il ballo per quanto riguarda il sabato. Credo che dovremo andare alla metà del mese. Per quanto riguarda il ballo del lunedì e del martedì, avrete modo di avere i messaggi sui nostri social. Riparte la palestra. La palestra sarà come abbiamo già fatto in passato. Ci saranno 5 turni. Naturalmente, prima di ripartire, convocheremo tutti, perché chi non è più interessato lasci il posto a gente che bene o male noi abbiamo tenuto fuori, e quindi noi dobbiamo recuperare quelle persone che naturalmente
ci hanno chiesto di la palestra quando si fa, la palestra quando si fa, la palestra quando si fa. Quindi avremo modo di incontrarci, molto probabilmente lo faremo se avremo la necessità anche venerdì prossimo, quindi parliamo di tempi molto stretti. Riparte pure gli incontri con il dottor Losito. Il mercoledì, come ogni anno, perché sono da parecchi anni che lo facciamo, noi avremo modo di incontrare il dottor Losito per avere poi degli incontri sull'alimentazione, su alcuni comportamenti a tavola, su comportamenti anche posturali e compagnia bella. Questo è quello che io vi posso assicurare e dire. Naturalmente c'è il gioco delle carte, ci sono tante iniziative, c'è il gruppo Burraco che dovrebbe riprendere il sabato pomeriggio e c'è tanta carne al fuoco. Però dobbiamo avere la capacità di essere molto molto uniti, perché non è facile uscire il cancello e cominciare a dire questo non va, questo non va. Io sono a disposizione di tutti, chiunque ha questa necessità di essere ascoltato, non ho problemi ad avere nessuna critiche, elogi, però le critiche sono costruttive e quelle cose vanno anche rispettate. Quindi adesso vi lascio a Vittorio una mezz'oretta, così riusciamo pure a, come dire, a stare insieme, poi dopodiché ci trasferiamo all'interno della palazzina. Grazie e buona domenica a tutti.